di permanenza in questa sala che dobbiamo lasciare alle 7:30. Abbiamo cercato di fare trattative ma non siamo riusciti ad ottenerlo. La cosa che ci è venuta in mente, ma naturalmente dobbiamo dire agli interlocutori, a quelli che interverranno, che dovranno, parentesi, l'abbiamo saputo oggi questa cosa, perché noi avevamo chiesto le 8:30 e ci avevano detto che andava bene. Adesso poi è arrivato questo discorso, quindi dobbiamo chiedere sicuramente a chi interviene di essere assolutamente sintetico, breve ma anche corto. E poi la proposta che volevamo fare, che però è indipendente da questo fatto, era che poteva essere necessario, visto tutti gli interlocutori che hanno accettato di partecipare a questo incontro, che ci si poteva trovare a questo punto senza relazioni, ma semplicemente per discutere il che fare, come portare avanti questo discorso. E quindi poi magari quelli che intervengono potranno approfondire il problema stesso. Allora adesso darei la parola a Pier Giorgio Duca, che è il presidente di Medicina Democratica ed è un docente universitario della Facoltà di Medicina, in particolare della biometria e statistica medica, che era la cattedra di Macaccaro, come penso che tutti sappiano. Lui è abituato con gli studenti, però pare che stamattina a Radio Popolare sia stato molto stringato e abbia fatto tutta la storia della sanità in poco tempo. In 4 minuti. In 4 minuti. Bene, lo dice Vittorio Agnoletto. Per cui mettiti di